Sì, sì, è un premio che mi riempie di soddisfazioni, perché vuol dire che è stata una stagione a livello ovviamente personale importante. Sono molto contento dell'affetto dei tifosi nei miei confronti, spero di continuare a fare bene e a cercare di fare un qualcosina in più di quello che non siamo riusciti a fare quest'anno. C'è un po' di rammarico per essere usciti un po' prematuramente per una partita anche abbastanza particolare, che forse potevate addirittura recuperare nel finale. Sì, ma credo che fare un giudizio tutta la stagione su una partita giocata così a Benevento con la furia di dover vincere per forza è un po' difficile da analizzare. Credo che va più in fondo l'analisi che facciamo, che magari con qualche errore in meno da parte nostra, ma anche da, se vogliamo, anche da arbitrale, che non è stato ovviamente fatto apposta, però ci hanno penalizzato parecchio. Con una classifica diversa forse si poteva affrontare il playoff di un'altra maniera. Ci dispiace per questo, perché c'è il rammarico che qualcosina in più forse potevamo fare se ci giravamo un po' meglio. Un leader di questa squadra, almeno agli occhi dei tifosi, che hanno tributato grande attenzione. Ma sai, a 33 anni con una squadra con molti giovani devi cercare sempre di dare l'esempio, quello che cerco di fare ovviamente. C'è già chi fa il leader e lo fa bene in questa squadra, come Terzi, come Migliore, come Piccolo, come Pulsetti, gente che c'era già da tempo, e quindi diciamo che il discorso leader lo fanno bene gli altri. Io ho cercato di entrare in questa squadra con molta umiltà, di cercare di dare il mio contributo, e è stato positivo. Ti aspettavi di andare in crescendo dal punto di vista fisico, in una maniera così netta, non averlo fatto a Retina? Insomma, è un'estate particolare, che ovviamente a 33 anni uno può anche aspettarsi, insomma, di non ritrovarsi invece. No, io ero molto fiducioso che, trovando la forma alla pari dei miei compagni, potevo fare una stagione come quella che ho fatto. Mi dispiace un pochino solo per l'ultimo periodo, che magari non sono riuscito a chiudere, diciamo, bene come stavo facendo, però tutto sommato, facendo un'analisi un po' completo per come sono arrivato, credo che l'annata a livello personale è stata molto positiva. Speriamo, come dicevo prima, di migliorare quest'anno con quello successivo. Grazie Paolo. Prego. Ciao ragazzi, prego.